Dopo qualche anno siamo di nuovo nella sede della circoscrizione 6 di Torino e intervistiamo il nuovo presidente Valerio Romanto, che è accompagnato oggi dalla consigliera Roberta Braiato. Presidente, intanto ci fa piacere di averla conosciuta. Oggi la circoscrizione 6 è una delle più popolose e importante di Torino. Come ha affrontato questo incarico così importante che da solo da poco che ha assunto, insomma, ecco. Certo, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere qui, per noi è un onore, un piacere. Sì, un quartiere è una serie, insomma, la circoscrizione 6 è composta da una serie di quartieri molto diversi fra loro, che hanno necessità ed esigenze diverse. La sfida è una sfida vincente, alcuni giorni anche frustrante quando non si riescono a fare le cose che vorremmo fare, ma cerchiamo di affrontarla con entusiasmo. Io sono nato e cresciuto in Barriera di Milano, vicino a Piazzale Spigli, e ho fatto le scuole qui, insomma, quindi il modo in cui affronto il ruolo da presidente è semplicemente quello ogni giorno di lasciare la circoscrizione un po' meglio di come l'ho trovata, sperando che alla fine dei 5 anni la nostra impronta rimanga ben visibile. Un primo fiore all'occhiello, diciamo, di questa nuova amministrazione è quella di essere riusciti a far installare un semaforo sonoro in un incrocio abbastanza trafficato del territorio e in un periodo in cui questo tipo di installazioni sono molto rare nella città di Torino. Come è nata questa esperienza? Magari chiediamo prima alla consigliera che l'ha servita di persona, prima al presidente. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che tutto è nato dall'esigenza di una ragazzina che aveva necessità diciamo con un'indipendenza tanto a fatica conquistata di attraversare la strada per andare a scuola. Una ragazzina ipovedente di nome Gaia e che quindi noi ci siamo presi a cuore questo problema che da tanti anni la sua famiglia tentava di risolvere e portava avanti, e diciamo che con tanta buona volontà e con tante persone che comunque hanno capito la problematica, noi non abbiamo mollato mai la presa fino a che finalmente Gaia ha avuto i suoi semafori sia per attraversare per andare a scuola e sia un domani per prendere anche i mezzi, come il tram 4, per andare alle superiori. E questa per noi è proprio una bella vittoria, siamo molto contenti. Ecco, tra le competenze delle circoscrizioni vi è anche quella della cosiddetta domiciliarità leggera, che è un servizio, diciamo, a favore delle fasce deboli. Ecco, come la 6 si sta muovendo in questo settore e se siete contenti del livello dei servizi che mettete a disposizione dei cittadini? Allora, diciamo, un fiore all'occhiello per noi è proprio la domiciliarità leggera, perché anche in un confronto con le altre circoscrizioni siamo quella che riesce a fornire il maggior finanziamento dal punto di vista economico sul nostro bilancio. E si può sempre fare di meglio. Ci sono delle tematiche come queste in cui non siamo mai soddisfatti al 100%, perché sappiamo le difficoltà delle famiglie, sappiamo le problematiche che ci sono e quindi il nostro obiettivo sarebbe quello di garantire servizio per tutti. Sappiamo che oggi non è così, perché i fondi della circoscrizione sono sempre fondi limitati. Però l'impegno quello non manca mai. Quindi davvero noi ci teniamo, anche quando è capitato, si dice in gergo, di stornare delle cifre, cioè quando a bilancio rimangono dei fondi che non sono utilizzabili per quel capitolo, li abbiamo stornati appunto per la domiciliarità leggera. Abbiamo delle realtà del territorio che sono delle realtà molto valide, anche loro devo dire in difficoltà rispetto a quella che è una difficoltà globale, quindi l'aumento dei costi, il mantenimento dei mezzi, però sono venute a chiederci una mano, abbiamo subito risposto positivamente proprio perché ci teniamo. E se mi permetti faccio un passaggio ancora rispetto alla domanda precedente. Noi come circoscrizione 6 siamo davvero orgogliosi di quello che è successo, perché è l'emblema di come se ognuno mette il proprio mattoncino, la casa viene su e viene su bella dritta e bella sana. Ognuno davvero ha fatto il suo, perché c'è stata una famiglia che non ha mai rinunciato ad una pretesa legittima, che era quella di avere degli attraversamenti pedonali. C'è
c'era una consigliera di territorio che ha portato avanti questa battaglia nelle sedi opportune, e poi ci siamo noi che nel nostro piccolo, in base ai nostri ruoli, abbiamo invece lavorato con gli uffici centrali perché questi semafori vedessero la luce. E io spero davvero che nel 2023, quella che è una battaglia giusta, coerente, concreta, quotidiana, ma anche, posso dirvi, di una civiltà, una battaglia di civiltà, venga portata avanti e sia di esempio per tutta la città. Questo è quello che ci auguriamo, questo è quello che cercheremo di portare avanti, cioè non ci fermeremo a questi semafori, ma cercheremo di portarne sempre nuovi ogni anno. È un altro settore che è molto importante per chi non vede, che quindi non può guidare la macchina, è quello dei trasporti. Io ho visto che in questi ultimi mesi, ad esempio, è stato ottenuto il prolungamento della linea 8 anche fino a San Mauro, e cioè, la circoscrizione sta operando in questo senso per cercare di migliorare la rete dei trasporti. Assolutamente. La viabilità non è una competenza nostra diretta, però il tentativo che facciamo insieme anche al coordinatore Scagliotti è quello di passeggiare, perché basta quello, sui nostri territori, sentire le segnalazioni e le problematiche della gente e riportarle all'assessora Foglietta, che è l'assessora competente. E devo dire che quindi ne abbiamo tantissime di richieste. Ora è qui presente la consigliera Braiato, che rappresenta anche un quartiere, che è il Villaretto, che si muove solo con lo potrà dire meglio di me, però con una navetta che c'è ogni mezz'ora e che alle 21 smette di funzionare. Capite che è un disservizio per dei ragazzi che senza la macchina sono in carcere in un bellissimo posto all'aperto, però che non possono andare in centro città. Ma questo è solo un esempio, perché Falchera avrebbe bisogno di una navetta per Mappano, perché tantissime famiglie portano i bambini, le anziane devono andare al cimitero, ci sono delle società sportive, così come il 57, il 27, per esempio nella zona Barche Bertolla, che avrebbero un collegamento fondamentale per il LASL che siamo riusciti a far riaprire, che è quella del poliambulatorio in via Anglesio, che potrebbe collegarsi al Giovanni Bosco e creare un asse per noi, che sarebbe fondamentale per noi, per i nostri cittadini. Quindi le battaglie che stiamo portando avanti sono tante, partono dalla conoscenza del territorio, e sappiamo esattamente quelle che sono le necessità dei nostri cittadini, e cerchiamo anche qui, e noi siamo battaglieri, quindi fino a quando non raggiungiamo un risultato noi continueremo ad insistere. Dunque la circoscrizione 6 non è solo il territorio in cui arrivano le Iene a fare i servizi, ma è anche un territorio che vuole migliorare e combatte giorno dopo giorno, insomma, ecco. Assolutamente. Un pensiero finale su come vorreste lasciare questo territorio al termine del vostro mandato. E io, così, anche ciclica questa piccola intervista, vorrei lasciarlo un po' meglio di come l'ho trovato. E cosa vuol dire? Vuol dire, ad esempio, rispetto alle tematiche di cui abbiamo parlato finora, con dei trasporti all'altezza, una circoscrizione inclusiva che permette davvero a tutti di poter passeggiare in tranquillità, più sicura, perché abbiamo anche quel tipo di problema lì, e che sia, sotto l'aspetto culturale e non solo, di nuovo il punto di riferimento. Credo che questa circoscrizione 6 non sia periferia, che la periferia in quanto tale è semplicemente una parola, spesso negativa, ma noi siamo a 7 minuti dal centro. Quindi io non accetto questo tipo di pensiero. Voglio davvero rimettere la circoscrizione 6 un po' al centro di Torino. Roberta, un pensiero finale? Il mio pensiero va in tutti i quartieri che, come il mio, sono molto decentrati. Però sono un fiore all'occhiello e meritano di essere collegati ed avere i servizi per tutti, come tutti gli altri quartieri. E quindi cercheremo sicuramente di portare Barca, Bertolla, Villaretto, Falchera, tutti noi che siamo un pochino più esterni, a essere tutti insieme un unico nucleo nella nostra circoscrizione, perché sono dei quartieri che veramente meritano. Non hanno nulla che invidiare al centro, e quindi speriamo che anche le persone vengano a conoscere queste realtà. Ok, io ringrazio il presidente Valerio Romantolo, la consigliera Roberta Braiato, e speriamo di poterci rivedere presto con sempre migliori risultati. Grazie a voi. Grazie.